Oggi abbiamo celebrato nella nostra splendida valle la prima festa del santo patrono della Polizia Municipale. In questa occasione rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti ai miei colleghi delle polizie locali del Valtaro e ai miei collaboratori del Comando di Polizia Municipale di Borgo Taglio. Ringrazio tutti gli amministratori che hanno presenziato a questa manifestazione che per noi delle polizie locali è importante, un segno di appartenenza alla polizia locale e di conseguenza alle comunità alle quali noi quotidianamente dedichiamo il nostro servizio. È una celebrazione che ci siamo ripromessi di riproporre tutti gli anni e ogni anno in un comune diverso della Val di Taro. Quindi rinnoviamo già da quest'anno, da oggi, l'invito al nostro prossimo appuntamento che si terrà l'anno prossimo. Bene, buongiorno a tutti, ben arrivati, grazie a tutti voi per questa presenza in questo momento, questa giornata di festa del patrono della Polizia Municipale di San Sebastiano. Benvenuto e un grazie particolare per la loro presenza ai sindaci, agli amministratori del nostro territorio, dei comuni vicini che hanno risposto così numerosi e positivamente a questa iniziativa. Un saluto al capitano dell'Arma dei Carabinieri, capitano Gentile, al comandante della Forestale, del Corpo Forestale dello Stato, al comandante del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco, un saluto a tutte le associazioni di volontariato che anche in questa occasione hanno risposto e dimostrato di essere vicine e partecipi ai momenti della nostra comunità, che richiamava molto bene anche Don Angelo prima durante la cerimonia religiosa. Una comunità che oggi vuole salutare e ringraziare il lavoro prezioso dei nostri vigili urbani, delle nostre polizie municipali. E quindi voglio ringraziare il comandante Giovanni Saviano, i suoi collaboratori dell'ufficio di Polizia Municipale di Borgo Taro, ma nello stesso tempo voglio salutare e ringraziare tutti i vigili che oggi sono qui con noi, ma non sono qui con noi solamente in questa occasione, ma sono tutti i giorni impegnati, siete tutti i giorni impegnati quotidianamente in un lavoro particolarmente delicato, importante, sensibile, perché se è vero, com'è, che i comuni, gli amministratori, le entità amministrative dei comuni sono il punto dello Stato più vicino ai cittadini, quelli che davvero sono in prima linea, io credo che chi lavora nei corpi di polizia municipale, negli uffici di polizia municipale, è la prima linea della prima linea, è ancora di più quotidianamente a contatto con i cittadini, è il riferimento primo per i cittadini delle amministrazioni locali e quindi anche dello Stato. Quindi un grazie per il lavoro che fate con sensibilità, con attenzione. Abbiamo concordato col comandante, a cui adesso lascio la parola, questa celebrazione di San Sebastiano qui a Borgo Taro. Naturalmente il nostro spirito, la nostra volontà in questo senso di collaborazione è anche quella di vedere questa celebrazione in maniera itinerante, naturalmente in maniera concordata con gli altri comuni e colleghi dei territori vicini, proprio per continuare a rafforzare. Lascio la parola al comandante Saviano che voglio personalmente ringraziare per aver organizzato al meglio grazie. Questo momento. Che senza di loro non si riusciva a fare. Mi associo ai ringraziamenti del sindaco per tutti voi, quindi per il capitano, per il comandante della forestale, per il comandante dei vigili del fuoco, ma un ringraziamento particolare va ai miei collaboratori e ai colleghi della Valtaro,
è nata così, in modo molto spontaneo. Mi è stato detto: ma queste cose le pensi la notte? Sì, le penso di notte. Ed è nata così e vi ringrazio tanto. Come diceva il sindaco, noi della polizia locale siamo lo specchio dell'amministrazione. Per quest'anno voglio dare solo dei numeri, ma alcuni numeri per far capire cosa fa la Polizia Municipale. E cioè, sono numeri del borgo, ok? L'anno prossimo vedremo un po' se riusciamo a mettere insieme tutti questi dati dei vari comandi di Polizia Municipale. Noi a Borgotaro, nell'anno scorso, abbiamo risposto a circa 4.000 chiamate. Noi siamo stati contattati da circa 4.000 cittadini. Abbiamo ricevuto circa 2.000 con il computer, quindi contatti via mail. Quindi 4.000 telefonate, 2.000 contatti con il computer. E questo è solo l'ufficio. Su strada siamo pochi. E con tutto ciò abbiamo effettuato 81 posti di controllo, con un controllo di circa 750 veicoli. Di questi 750 veicoli abbiamo controllato quasi 1.000 persone. Cioè, quindi noi l'anno scorso, come Polizia Municipale di Borgo, abbiamo controllato 1.000 conducenti e passeggeri. Non sto lì a dare poi tutta l'attività che abbiamo fatto a livello amministrativo, cioè mi limito ai controlli di polizia stradale. Abbiamo effettuato 18 servizi serali, quindi quando dico serali dalle 19 alla mezzanotte, abbiamo effettuato 15 servizi festivi ed un servizio notturno per la festa delle bollicine. Colgo l'occasione per ringraziare la Protezione Civile che ci supporta sempre in queste attività. Con Piano, come sapete, noi da un paio d'anni collaboriamo con Piano. Nel comune di Compiano abbiamo effettuato 17 posti di controllo. E un dato molto importante sia a Compiano che a Borgotaro: a Compiano abbiamo effettuato 31 controlli nelle frazioni, mentre a Borgotaro, adesso non vi ricordo, adesso se mi date, a Borgotaro abbiamo fatto 162 controlli nelle frazioni. Quindi sono numeri. Questi numeri ci testimoniano che un comando, cioè da solo, ha questi numeri. Quindi immaginiamo quando l'anno prossimo mettiamo insieme con i colleghi questi numeri, cioè saranno ancora maggiori. Questa è la testimonianza di una presenza costante della Polizia Municipale sul territorio. E per chiudere, così come diceva il sindaco, per gli anni prossimi lo faremo anche nei vari comuni, rivalità eccetera eccetera. Come faremo? Con un sorteggio. Quindi noi l'anno prossimo sorteggiamo. L'ho pensato stanotte. Io ho dato a disposizione ai miei di indossare il giubbotto antiproiettile. Capiamo, perché io per superare, no? Non lo facciamo, Borgotaro è la prima volta, e quindi, ma ci ritroveremo, così non variamo, uno per ogni comando, sorteggiamo
e poi comunichiamo all'amministrazione comunale l'anno prossimo. Oh no, questa, ancora ringrazio tutti quanti, ma un particolare ringraziamento è per i colleghi che, nonostante siamo in comandi diversi, in realtà diverse, indossiamo la nostra giubba, la stessa giubba, e questa è la testimonianza di questo successo di oggi. Bene, grazie comandante. L'ultimissima, per andare a rompere le righe, il piccolo brindisi, e di questo dobbiamo ringraziare Michele Tamburini, che oltre a essere responsabile del gruppo comunale di protezione civile, oggi ci sponsorizza anche questo piccolo brindisi.